Buonasera, buonasera a voi. Allora, guardate, noi la possiamo pensare in qualsiasi maniera, ma credo che dobbiamo assolutamente ammettere che davvero Giorgia Meloni politicamente è un genio. È sicuramente il politico in questo momento di gran lunga, ma non solo in Italia, ma anche in Europa, a sapersi muovere al meglio. Ora, il problema è molto semplice. Il problema è che bisogna giudicare se questo modo di muoversi, la politica di Giorgia Meloni, portano grandi vantaggi al popolo italiano oppure se, insomma, questi risultati sono latitanti. E anche qui, se dobbiamo essere sinceri e analizzare questi ormai tra un po' quasi 2 anni di governo Meloni, e dobbiamo dire che le tasche degli italiani rimangono vuote. Cioè, la politica di Giorgia Meloni è un po' un colpo al cerchio e uno alla botte, no? Perché lei talvolta fa un passo verso il sistema, verso i poteri, e l'altra volta, un'altra volta, fingendo magari anche, oppure no, gli volta le spalle. E quello che è successo è un po' con von der Leyen, no? Perché diciamoci la verità, alla fine tutti quanti pensavano che lei desse indicazione al partito di votare per la von der Leyen o in estremo di non prendere posizione, però poi sotto banco, insomma, dire ai suoi: mi raccomando, votate von der Leyen. Invece lei ha fatto quello che pochi si aspettavano, cioè gli ha votato contro. In qualche modo riavvicinandosi al suo popolo, no? Che questa cosa la vedeva molto male, perché un inciucio completo tra lei e von der Leyen non è che sia stato mai visto molto bene neppure dal suo elettorato. E il fatto che lei in questa circostanza non l'abbia votata ha trovato molto compiacimento all'interno del popolo di Fratelli d'Italia. E che poi per questa ragione si sia arrabbiata moltissimo la Schlein, dicendo che con questa scellerata decisione l'Italia si ritroverà isolata. Ecco, questo è piaciuto ancora di più, anche perché poi, diciamoci, questa è una panzanata, non è assolutamente vero, perché vedrete che Giorgia Meloni rifarà tutti quei passi nei confronti di von der Leyen che tranquillizzano la rieletta presidente dell'Europarlamento europeo. Ora, il problema è che, ripeto, le tasche degli italiani però rimangono vuote. Si fa fatica a capire come davvero lei in questi 2 anni abbia fatto poco, poco, poco per gli italiani. Cioè, poi sempre questa storia, no, del fatto che abbiamo un grande debito pubblico, del fatto che dobbiamo rispettare i parametri dell'Unione Europea e così via. È lì che dovrebbe dimostrare coraggio e voltare le spalle alla politica scellerata dell'Unione Europea, proprio così andando incontro alle esigenze degli italiani, anche se questo fa aumentare il debito pubblico. Perché è chiaro che è molto semplice, qualsiasi imprenditore lo capisce: se tu sei in difficoltà economica e non investi più un centesimo perché non vuoi più accumulare debiti, questa è la sicura morte della tua azienda. Invece, quello che uno deve fare quando ha un'azienda è cercare di investire, ma chiaramente di indebitandosi, indebitandosi ancora, ma senza sbagliare il colpo. Per far sì che a un certo punto ci sia un trend di inversione, che tu con delle buone idee, con delle buone iniziative, con delle buone politiche possa recuperare il terreno. E quindi piano piano riniziare anche con gli utili che hai fatto in una parte a metterli sul debito per farlo scendere. E questa è un po' la stessa cosa. Cara Giorgia Meloni, se tu non aiuti gli italiani in grande difficoltà, questo è un paese che sempre più arretrerà rispetto agli altri paesi, sarà meno competitivo e soprattutto metterà continuamente in difficoltà gli italiani. Però, tornando al fatto della genialità di Giorgia Meloni, su questo non ci piove. Tra l'altro, lei su certe cose non è che si nasconde. Oggi, in un'intervista sul Corriere, ha chiaramente detto che lei
dalla parte, per quanto riguarda gli Stati Uniti, dei repubblicani e quindi di Donald Trump. Non per questo non ha lavorato bene con Joe Biden. Ha dichiarato: io ugualmente, malgrado questo, come deve fare un leader mondiale, ho lavorato benissimo con Joe Biden. Beh, bisogna vedere cosa intende per lavorare benissimo con l'uno o con l'altro. Perché, cara Giorgia Meloni, quando tu dici che hai lavorato benissimo per quanto riguarda le strategie della guerra in Ucraina, intanto sottolineo che mi sembra, forse posso anche sbagliare, che le idee di Trump siano un po' diverse. Il problema è che puoi lavorare bene, ma lavorare poi su idee, su iniziative, su politiche che vanno contro il popolo italiano, io credo che questo sì, in breve magari Giorgia Meloni non lo pagherà, ma il rischio che poi, quando prima o poi, e succederà ovviamente a fine mandato, di tornare alle urne, potrebbe pagarlo. E io, ad esempio, sono abbastanza convinto, è una mia personale posizione, che se si dovesse tornare a votare domani mattina, al di là di quello che dicono i sondaggi, forse, forse Giorgia Meloni non otterrebbe lo stesso successo che ha ottenuto 2 anni fa. Però intanto, voglio dire, abbiamo un leader mondiale, un po' una soddisfazione così effimera, che è considerato da molti leader mondiali. Questo, ripeto, una soddisfazione così, perché se insomma le tasche rimangono vuote, vivere di gloria, vivere di queste cose, io preferirei insomma un po' il contrario, che magari Giorgia Meloni fosse un po' più, tra virgolette, odiata in Europa e anche in Italia, ma che avesse fatto di più per gli italiani che non il contrario. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.